Chiudete gli occhi insieme a me. Qual è il primo odore di cui avete memoria? Il giardino dei miei nonni era pieno di fiori che mio padre coltivava perché aveva questo tipo di passione e devo dire che ero piccolissimo. Ho sempre avuto questa passione nel creare e poi a 8 anni hanno avuto la pessima idea di regalarmi il piccolo chimico. Reagenti, palloni distillatori, separatori, eccetera. Quindi avevo già a 10 anni un laboratorio anche abbastanza ben organizzato. L'ispirazione la trovi dovunque, la trovi nei ricordi del passato, la trovi in un viaggio, in un posto, in una città meravigliosa come quella di Firenze, la trovi proprio attorno a te. Le memorie olfattive sono la parte più recondita della nostra memoria, ma anche del nostro cervello. Ogni odore ti dà un'emozione e le emozioni possono essere belle, stupende, brutte, ma non le riesci a soffocare. Io copio quello che sento e quello che vedo. La mia arte è quella di riuscire a riportare sotto forma di odori, attraverso un linguaggio fatto di odori, di essenza, di creare anche ricordo di persone. Parto dal cuore, da una cosa semplice, un'essenza abbinata a un'altra essenza, aggiungendo solo tante piccole sfumature. Questo per non impedire la capacità del riconoscimento delle persone. Chi sente un profumo deve avere anche un'emozione, ma anche una soddisfazione nella curiosità di trovare i componenti, gli ingredienti. Il sogno per me è di continuare, diciamo, a sviluppare la curiosità. Adesso aprite gli occhi. Com'è stato il viaggio?